Vabbè ragazzi, ben ritrovati anche questa sera. Il mio obiettivo praticamente di questo streaming sarà quello di cercare di adattare Chant Midrange, cioè quello con Boarding Party, a noi da Altisoul, al metagame attuale. Per fare ciò penso che non sarebbe male andare a guardare tipo una delle ultime liste. Vediamo tipo Boarding Party, a noi Altisoul. E andiamo poi, partendo da quella, anche a vedere come si potrebbe andare a sistemare il mazzo, anche perché la lista devo ancora farla, devo affittare le carte. Quindi dobbiamo semplicemente cercare di capire quali sono delle carte da tagliare e quali eventualmente da aggiungere da Commander Legends Baldur's Gate. Quindi, ci sarà qualche... Andiamo a guardare tipo l'ultima Lega di Magic Online, eh. Non guardiamo gli eventi che non sono... Quelli della le delle leghe non ce ne sono. Quindi praticamente tutte le liste di Jund sono tutte quante abbastanza vecchiette. Proviamo a vedere se ce n'è una con il Ponder's Ornament, perché il mazzo dopo il ban di Ponder's Ornament e la stampa di Cleansing Wipe ha perso abbastanza. Questo è un land loss che okay. Vediamo se questo è Ponza oppure... Ok, no, no. Questa qui è proprio la lista, diciamo, di cui... Diciamo la scella, l'archetipo da cui volevo partire. Un po' come questa qua. Questa cosa gioca? Questa gioca comunque i Cleansing Wiper, no? Perfetto. Allora, diciamo che una cosa che non mi piace di queste liste qui è che tendono ad essere un po'... cercare di essere un po' troppo... dei minestroni... E vanno praticamente semplicemente a mettere dentro tutte le carte forti senza cercare di avere un piano vero e proprio. Che ci può stare essendo un mid range come mono nero, ma in realtà, se ci pensiamo un po' bene, è meglio piuttosto avere un qualche tipo di motore di card advantage in modo che permetta di non avere auto lose da quelli che sono i mazzi più in meta. Perché fondamentalmente se troviamo Affinity stiamo facendo lo stesso tipo di gameplay, però siamo sotto perché Affinity ha delle creature più efficienti e purtroppo anche molto più card advantage. Quindi praticamente siamo costretti a giocare più carte che puntino a vincere di race, quindi più creature grosse magari, e a perdere quello che potrebbe essere invece, cioè la guerra del card advantage. Penso che tipo due carte che sicuramente entreranno saranno Cleansing Wildfire e Boarding Party, perché sono fondamentalmente le due carte più forti. Questo punto, più che andare, dobbiamo anche valutare quali sono le creature verdi, tipo l'Anwar. Visionary e Ulbir sembrano forti. Anche Shadow of Bakhmut in realtà è una delle carte molto buone dell'archetipo. Potremmo pensare di mettere dentro sia Ulbir che Bakhmut, perché comunque mettono una buona pressione anche se sono delle creature un po' grosse. Forse ha più senso, cioè tendenzialmente può avere più senso giocare Bakhmut perché comunque è più efficiente come mana. Purtroppo ci mancano le carte con iniziativa su Magic Online, almeno per ora. Quindi direi che comunque andiamo a mettere i monarchi e per ora mettiamo quelli. Vediamo un po', io ce li ho tutti. Quelli più utili. Questo qua mette più pressione, quindi quasi quasi potremmo mettere questo, anche perché detrata meglio con... Cioè in realtà tipo questo è un 1-3 con Detach, quindi tarata con tutto. Questo è un 5-2, però mette pressione, però sta anche sotto Hydro Blast. Alla fine della fiera questo mazzo sembra essere tipo Rakdos Splash... Scusate, Gruul splashato di nero, no? Quindi potrebbe aver senso non giocare le Thorn per giocare i Crimson. Sì, a parte Pestilence non ci sono effettivamente dei payoff nel nero. Quindi ha senso usare il nero solo come splash minimale. E tra l'altro, dato che si parla di nero, secondo me Arps of Adar va ad essere migliore rispetto a Filicanon Aid perché non sta sotto Prismatic Strength. Finally a good Pauper streamer. Grazie, grazie. Questa sembra una... Oddio, in realtà non è così buona come aggiunta perché vogliamo mettere le terre artefatto. E sinceramente giocare solo 4 Wildfire. Infatti ho scritto Binding.
Sì, non sono stato lì troppo a pensarci, infatti ho scritto male. Allora, dicevamo, verde-rosso, quindi sicuramente dentro 4 bridge rosso-verdi. Poi a questo punto mettiamo dentro 4 bridge rosso-neri. E sinceramente le terre artefatto che possiamo utilizzare per fare wildfire devono essere 12 circa. Ciao, Matteo Acqua. Quindi potremmo mettere dentro i Dark Moss Bridge. Però, sinceramente, penso che possa essere anche un'idea tutto sommato accettabile fare uno split di due Dark Steel City e due Dark Moss Bridge, perché tanto Dark Moss Bridge non va a dare mana rosso. Quindi, Mountain. Sarebbe anche simpatico giocare Scred in questo mazzo, ma alla fine della fila non ha senso, perché non ha. Cioè, cos'è che non ha. Cioè, dobbiamo comunque giocare metà della mana base, che sono terre. Terra in artefatto, quindi Scred fa schifo e basta. Così come Galvanic Blast, in realtà è troppo aleatorio e non ha senso giocarla. Perché abbiamo solo le terre. Cioè, se abbiamo solo le terre artefatto, non ha senso giocare Galvanic Blast come payoff per metallurgia. Se avessimo degli artefatti, tipo Blood Fountain o i Core Wellspring, potrebbe aver senso, però a quel punto staremmo giocando Dispute. Hanno fissato Baldur's su Magic Online? No, ci sono hanno messo delle carte di Baldur's Gate su Magic Online e poi, tipo tutte quelle con iniziativa non le hanno messe. Classico, no? E quindi mettiamo almeno 5 foreste. No, aspettate, abbiamo messo un po' troppe. Mettiamo tipo 3 foreste, 5, 4 montagne e 2 paludi. Sì, tanto il nero è uno splash minimo. Così abbiamo 4, 6, 8. Ok, adesso tipo la mana base è abbastanza improvvisata perché comunque dobbiamo ancora completare il mazzo. Sicuramente però mettiamo dentro di Geomancer's Gambit, questo perché. E ne mettiamo dentro almeno 3. Questo perché non ha senso giocare con una curva di mana talmente alta e avere poca accelerazione, perché abbiamo Ulbear e Gordon Party, comunque ci dobbiamo arrivare e comunque non abbiamo altro card advantage a parte Crimson Fleet Admiral fino ad ora, perché abbiamo ancora 13 slot e dobbiamo metterci dentro le rimozioni. E in questo tipo di mazzo la prima rimozione che mi salta in mente è Castdown, perché comunque stiamo splashando di nero e Castdown è tipo la rimozione più forte che possiamo permetterci di giocare. Quindi 4 Castdown sicuramente dentro. Poi cos'altro possiamo aggiungere? Le bratte probabilmente è meglio relegarle solo alla side per ora e possiamo avere un approccio più go face in G1. Quale altre rimozioni possiamo giocare? Nel rosso ci sono carte come Flame Slash, Lightning Bolt. Vabbè, Lightning Bolt probabilmente ha senso giocarlo anche soltanto perché potremmo giocare anche Galvanica volendo, ma secondo me, come vi dicevo, Galvanica non è una buonissima aggiunta. Se no, quali sono le alternative a Galvanica? Le alternative a Galvanica sono Flame Slash, tipo. No, no, giocare 4 Galvanica in questo mazzo non ha senso. Dobbiamo mettere dentro i Cener Sedict, ma penso che tanto alla fine della fila Cener Sedict sia buona solo contro. No, due contro mono bianco e aure. Oppure contro i minestroni. Secondo me può aver senso andare solo faccia, se no. Con i vampirazzi. Ma non ha senso giocare Blinkhorn Vampire se non abbiamo artefatti. Stiamo giocando, usando un sacco di slot per Llanowar Visionary, Salvpack, Metal Beard. Questo non è Rakdos, è Jund Minestrone. Però effettivamente la cosa che mi preoccupa è che non abbiamo effettivamente altri vantaggio carta a parte con Modoro. Ma penso che vada bene per questo mazzo, non è che faccia tanto mana ramp e non ha slot per Dispute Piccole come Rakdos Metalcraft. Sarebbe figo giocare Chain Lightning, però che tanto anche se, comunque se lo caschiamo cambia poco che sia Sorcery o Instant. Ok, 4 Chain Lightning e 4 Bolt mi piace. Mono per di Fontana non è da veri uomini e noi siamo veri uomini. Quindi a questo punto dobbiamo aggiungere una monocarta. Quarto Geomancer's Gambit. Allora, la side come la possiamo. Beh, la side sicuramente mettiamo dentro 8 carte per Affinity. Quindi The Glamour e altre 4 carte che fanno come The Glamour. Sì, il nome corretto di questo mazzo qui è sempre Jund Minestrone. So che c'è un'altra carta che fa come The Glamour, però non mi ricordo il nome. Adesso andiamo a cercare. The
Declaimer. Exile artifact green pauper legal. Costo di mana 2. Potremmo anche giocare Smash to Smithereens, se ci pensate, perché comunque giochiamo a rosso e Smash to Smithereens spacca una terra o un Mirror Enforcer e fa 3 danni. Non è male. Metterebbe contro Affinity. Sì, mettiamolo Smash to Smithereens. Mettiamo un bello Smash to Smithereens e poi mettiamo dentro Bow. Un po' di roba per spaccare elfi, un po' di roba per guadagnare vite. In realtà tipo sarebbe il caso di mettere anche qualcosa per aure. Abbiamo 4 slot. Natural Obsolescence. Grazie, sai, TG Magic Man. Facciamo solo 3 Smash to Smithereens perché sennò abbiamo abbastanza slot. Mettiamo dentro un po' di Weather perché non ci sono effettivamente carte forti di questo mazzo. Poi abbiamo 2 slot. Mettiamo dentro 2 Serenert. Per non morire a caso da Aura. Potrei anche mettere i Gorilla Shaman al posto di Smash to Smithereens, eh? Comunque abbiamo i Declaimer contro Aura volendo. Sto pensando più che altro se siamo contro Fate. Siamo messi abbastanza con le pezze al culo se non abbiamo il Monarca. E questo Giant Minestrone tipo non ha neanche hit contro i mazzi combo, che è proprio stupido come cosa, che questo tipo di mazzo qui, cioè giochi il nero perché non dovrebbe avere hit per aura. Invece non ce l'ha. Quindi forse, scusate, non per aura, per i combo volevo dire. Mono Serenerte ci può stare assieme ai 4 Declaimer. E poi cos'è che possiamo giocare di 2 slot che abbiamo? Oh, dicevamo tipo un Mono Reaping. Possiamo mettere i Reaping. Sì, perché non c'è Bonder Solomon, in qualche modo dobbiamo rompere la partita nei matchup grind. Se non mettiamo Reaping, che comunque abbiamo pochi cascanti, ci può stare. L'alternativa sarebbe giocare Penumbra Spider. Comunque c'è Lightning che fa proprio pena. Secondo mi sa che adesso lo togliamo. Ah, ora in mente cosa possiamo giocare. Giochiamo Aether Cup, che è praticamente il ragnone quello nuovo di Commander Legends Baldur's Gate. Eccolo qua, Aether Cup. Perfetto, prendiamo questo coso qua. Poi Declaimer. Relic contro i Flicker Effect. No, no, si va tutto dritto. Cioè, abbiamo comunque i 4... Abbiamo i 4 Declaimer contro i Jeskai Chavatta, quindi... Cioè, sto mazzo qui sta male da dei mazzi Ephemerate. Secondo me ha più senso cercare di vincere prima o di Monarch. Tanto se le risorse sono abbastanza limitate, poche rimozioni. Ci sono solo 12 rimozioni, poche cose qua. Bisogna trovare una un botto migliore di Chill Lightning. Burst Lightning fa ancora più pena. Mettiamo Galvanic Blast e basta, dai. Cioè, tanto se dobbiamo avere una rimozione che occasionalmente può fare danno, ha più senso giocare Galvanica soltanto perché è un mazzo da cretini questo. E siamo a posto. Quindi abbiamo fatto un mazzo che fa effettivamente schifo, però non giochiamo noi ad Altisar in un metagame in cui giocare un troppo a 7 è sbagliato. Abbiamo una side che è fatta con tipo 7 carte contro Affinity, anzi 8 carte perché mettiamo dentro anche Reaping contro Affinity, e quindi siamo a posto. Vediamo se mi prende tutto. Ok. Mettiamo il mono per di Aether Cup, che comunque fa da rimozione contro i volanti e in più mette body un po' come per Umbra Spider. Per Borno ho 3 Weather the Storm. Per questo tipo di mazzo qui non si può fare nulla contro Borno, a parte giocare 3 Weather the Storm e sperare di pescarli al momento giusto. Per cui... andiamo così. In realtà tipo possiamo fare a meno di giocare un Siren Earth per mettere il 4 Weather the Storm. Questo perché semplicemente accettiamo il fatto che Born sia tanto giocato nel meta attuale e quindi mettiamo dentro
4 di ste cartacce qua per cercare di avere un edge contro di lui. Comunque mi fa schifo l'idea di avere soltanto 4 rimozioni. 4 rimozioni per creatura. No, ragazzi, mi sa che si mette dentro 4 Cenar Selict di side e basta. A questo punto mi sa che... Ah, non ce li ho i Cenar Selict perché li ho prestati. Allora mettiamo i Diabolic Edict. Ma dai, come solo due Diabolic Edict? È tutta colpa di Nicola Marangoni che si fa prestare le carte per il mazzo talismano. E vabbè, dai. Accettiamo allora l'idea di perdere da Bono White Heroic on the spot. Chant Minestrone, 4 Weathered Storm di side per avere la auto win da Born. Voglio sperare di avercela. Cioè, praticamente sto mazzo qui non è Jund Cascade o Jund Wildfire, è Jund Monarch, perché tutte le volte... Se non facciamo Monarca, questo mazzo non fa nulla, praticamente. È triste come cosa. Ciao Marliv. Sull'impatto in Pauper dei Rarity Shift di Double Master? Beh, sinceramente penso che sia ancora presto per dirlo. Ci sono delle carte simpatiche, però non vanno a cambiare nulla per ora. Se stamperanno qualcosa di più rilevante delle carte che hanno spoilerato fino ad ora, dato che comunque gli spoiler finiscono questo venerdì, allora a quel punto potrò fare delle considerazioni. Comunque pubblicherò poi su YouTube la solita recensione dell'espansione per quanto riguarda il Pauper, per cui domenica o sabato potrete andare tranquillamente a guardare sul tubo quello che effettivamente può essere saltato fuori di più forte. Per ora penso che tipo la carta che mi piace di più dell'espansione sia tipo Aristocratica del Cartello. Non mi pare però che ci siano altre comuni così rotte, per quanto magari tipo abbiano fatto anche il primo esperimento che è almeno in standard e per un certo periodo in modern era una carta giocabile relativamente forte. Poi cos'altro è che hanno stampato di come nuova comune? Vediamo un po'. Allora, diamo un'occhiata a Double Master su Scryfall. Hanno stampato Rolle, magnifico. La Squire nera, che Squire? Sì, ma non spoiler date, io voglio la rarity. Advanced Stitchwing sembra figo come carta, però ha un power level che è veramente troppo basso per il Pauper del 2022. Ah, c'è anche Bloodwater Entity che sembra figo. Ah, intendi dire quel vampiro. Secondo me è proprio brutta. Cioè, tipo, la cosa forte di Black Omen Vampire è che... Ciao Solern. La cosa forte del Black Omen Vampire, quello con Metallurgia, è che è semplicemente... com'è che si può dire... Colpire il tozzo. Sì, stiamo giocando praticamente la ponza senza la ponza. O meglio, gli 8 spell che sponzano sono... Oh, cowboy, abbiamo trovato subito aure. Bella questa mano, peschiamo montagna e li alziamo. E qua c'è montagna. Oh, mettiamo sotto un Monarch Angie. E speriamo di pescare meglio dell'avversario. Ah, il signor Pajotto è proprio malvagio. Siamo veramente contro aure. Vabbè, sponzeremo lui. Ah, bel colore mana, bel mana bianco avversario. Mi ritarderà il mio monarca di un turno. Non potrò fare spell col verde, però almeno dai che scatole. Ah, che la cosa divertente è che tipo post side perderemo dei dust to dust se tutto va bene. Ma sto coso da... Ah, da che... Io penso di poterla concedere a questo punto. Non ho Cenar Selict G1, quindi... Mm-mm.
Ma la cosa divertente è che Agony Warp uccide tutti i pezzi. Ma lui non pesca le creature, a quanto pare. Non ci ha fatto creature. Ah, bene. Non abbiamo colore. Bene, queste sono le classiche partite che fa questo mazzo qui. Cioè, o si scula o si perde. E di solito si perde. Lui non ha veramente creature. Ah, abbiamo pescato il verde! Monarchiamolo! E perdiamo un despot da un bogol gigante. Dai, dai, avversario. Fai questo bogol così posso ammucchiare. Se non fai bogol ho, boh, tipo pezzi che fanno cose. No, io, cioè... Oh no! Ci ha fatto il bogol! E ci ha messo sopra gli zaini! Bogol è enorme! Porco Giuda, è enorme, sì. Come faccio a pescare i ditto se non li gioco, Pietro? Vai, avversario. Finché non ha trampole, ok. Grazie, peccato che lo farà adesso il travolgere. Buono, siamo morti. Ma noi di side abbiamo 4 Deglemer. I Deglemer sono forti, ma non contro Aura. Allora, gli Smash to Spicerence spaccano anche incantesimo, vero? No. Quindi dobbiamo mettere questa cosa qua, questa cosa qua. Dobbiamo togliere i Monarcangi. Un paio di cast down e si vince di race. Cioè, sì, cioè alla fine della fiera il piano nostro post side è vincere appunto di race. Non posso neanche dire che questa lista di Jund è brutta perché semplicemente tutte le liste di Jund sono brutte. Vabbè, ci abbiamo Declaimer, quindi easy keep proprio. Bridge. Passaste, tio. E che Dio ce la mandi buona, magari pure. Come non c'è pirata? Sì che c'è pirata, Giambonello. Ma lo sponziamo con l'Utopia Sprawl. Facciamo una giocata forte. Toh, sciaffati Utopia Sprawl. Oh no, poco l'aste. Ah, monoterra. Ah, monoterra. Si arriva la ponza che sponza e risponza. Magari adesso gioca attorno ai ditto e fa un altro Bogol. Sarebbe proprio Godopoli. No, non fare l'Arpaduntant Growth. Fai un Bogol. No, non fare l'Anchor. Oh. 4 mana, uccido un Bogol, mi pare forte. Addio. Tanto l'avversario non farà altri pezzi, no? Ma questo sta sotto Bolt. Sto schifo sta sotto Bolt. Ok, questo coso aggiunge mana e mi pesca una carta come Sarus Pakmate. Possiamo togliere il mana bianco il prossimo turno. Ah, ti sei fumato lo strogo. Tieni i demoni in capa, Giambonello. Ma perché adesso ci fa da studaste il tipo? Proviamogli sto pezzo così evitiamo che faccia anche il token. Lo stai tirando per... Oh no! Ci ha fatto Ramtraut! OP! Rampiamo che sennò stiamo troppo indietro. Lo stanno giocando tutti perché non hanno capito che basta giocare Hydroblast al posto di Dust to Dust. Cioè, alla fine della fiera, se ci pensi, è proprio non avere Dust to Dust il problema di quel mazzo, no? Cioè, non avere risposte per Krakoan Shaman. E
Last to Dust non è sempre una risposta per quello Clan Shaman. Allora, il prossimo turno possiamo fare emozione più Declaimer, se capita. Ah no? Allora si pirateggia. 9 a te. Ah, un bel Declaimer dalla cima. Va bene, togliamogli il doppio sprawl. LOL. Lui aveva un solo bo cioè, abbiamo vinto facendo Bolt su Spirit Companion. In realtà qua, no, in realtà abbiamo vinto perché c'è Porting Party che è forte. Abbiamo visto 3 Declaimer su 2, su 4. Ma quanto bello è questo ragno? È proprio una bestia. Facciamo Submite e che Dio ci hanno di buono. Post side potrebbe aver messo i falchi immuni al rosso, ma se, cioè non ho una side contro Aure, per cui devo fregarmene completamente dalle sue risposte, devo andare faccia. Quello che insegna questo tipo di mazzo è che bisogna sempre andare faccia. In questo caso no, però, bisogna mettere sotto la roba che va faccia. Lì però non scherza, sempre turno 1 utopia sprawl. Vai avversario. Ah sì, vedremo cosa combina lui. Potrebbe aver senso togliergli un mana per evitare che faccia maschere. I mazzi con Cleansing Wildfire non sono in meta, no, perché ci sono le terre artefatto indistruttibili che gli impediscono ai mazzi con Cleansing Wildfire di essere decenti. Fondamentalmente, Affinity fa da counter per i mazzi con Wildfire e impedisce ai mazzi con Wildfire di essere decenti nel meta. Oh, maschera ancestrale, chi se lo sarebbe mai aspettato, eh? Aspetta che ti tolgo un altro mana bianco. Via il mana, grazie. Vatti a prendere un'altra foresta base, dato che non giochi pianura. Come pianura? Drogato. Lei è proprio forte, signor giocatore di Aura. E io continuo a sponzarla. Una pianura di side. Sarebbe proprio da caffoni. Vabbè, io fortello sto coso e vediamo cosa peschiamo il prossimo. La cosa triste di sto coso qui è che è un incantesimo. E anche se fai i pezzi, cioè tanto gli devo pescare dei Glamour, se non lo pesco sono morto. Buono, siamo morti. Bravo giocatore di aure. Hai vinto contro un mazzo che non ha side contro aura. Avere 0 Chainer's Edict e 0 risposte per Aura post side è effettivamente un buon modo per perdere da Aura, però ho accettato l'idea di perdere da Aura perché tanto già ci siamo messi male e in più non voglio giocare carte scarse che sono forti solo contro Aure. Detto piuttosto gioco 4 Weather the Storm perché Born è più giocato e puntualmente becchiamo Aure. A me piace Bloodwater Entity come downgrade, però perché mette in cima una spell, però probabilmente è troppo scarso per il costruito. Ho visto che la gente è molto hypata per Dark Dweller Oracle, però sembra più una win more per mazzi come... Ho visto, grazie Matteo Mazzola. Però non ho voglia di sistemare il titolo. Bella questa nuova arte di Rampant Growth. Siamo contro Abaddon, vatte la pesca. Allora, inizia lui. Noi teoricamente ci conviene tenerla questa mano perché abbiamo turno 3 uguale, Geomancer's Gambit della mana 7. In UR Botti sembra simpatica come idea. Quello è un Thermo Alchemist, siamo contro Barn. Vabbè. Uccidiamogli il pezzo.
Un'altra terra. Che proponi poi? Comunque è bella la pescata di palude per fare cast down. Algedon cosa porti? Sa di giocare famiglie. Io qua preferisco fare un Geomancer's Gambit perché mi avvicina di più la possibilità di fare. Di fare All Beer il prossimo turno. Quindi prendiamo Forest. Passiamo. La speranza non l'ho mai avuta. Se non peschiamo terra stappata, facciamo comunque Packmate. Se no, se ci propone un Thermo Alchemist o qualcosa di simile, possiamo fare l'Anwer. Abbiamo pescato una, un bridge rosso-verde. Gian de Roccia. Eh no, non sono abbastanza uomo per giocare Gian de Roccia. Vediamo se ci becchiamo un Searing Blaze o qualche altra menata. Beh, che dire, classico giocatore di Bourne straforte. Qua potremmo fare Gambit into Llanowar Visionary. Sì, ci dava più chance di fare. Comunque qua prendiamo un'altra palude, eh. Ci dà più chance di fare Boarding Party il prossimo turno, e Boarding Party meno più forte di All Beer. Un botto. Andiamo tutto faccia con sti botti, eh. Ma la seconda Searing Blaze con le quinto mana? Wow! Oh no, Rift Bolt! C'è Fire Blast? Dai, fai sto Fire Blast. Così passiamo a G2. Bravo! Però comunque ha chiuso turno 6, eh. Non ha chiuso molto presto. Vabbè, noi cosa facciamo? Tipo gli All Beer costano, a parte costare tanto, più che altro sono troppo lenti, quindi li togliamo. Abbiamo dentro 4 All Beer, cioè scusate, 4 Weather. Ma Bourne è sempre stato Tier 0, non lo sai? Tier 0 dei mazzi antipatici, dico. Potremmo mettere dentro anche i Degleber per i suoi, per le sue Curse of the Pierced Earth, ma penso che non valga la pena. Più che altro dobbiamo vincere menando. Cioè, questo mazzo non è che abbia molte chance di poter sopravvivere, diciamo, non è molto resistente contro un mazzo come Bourne. Non ha modi di guadagnare vite di continuo, a parte tipo fare doppio weather, quindi di per sé è brutto. Tipo questa mano preferisco mulligarla perché non ha mana ramp. Quanto fa schifo Jund? Ok, questo è tenibile. Andiamo sotto Boarding Party. E anche il Monarca. Facciamo turno 1 il bridge con la palude, perché così possiamo fare cast down o eventualmente fare wifi se peschiamo terra. Sì, gioco il nero per le rimozioni, è così che funziona Jund. Facciamo sta cosa e passiamo. Adesso dobbiamo solo pescare una Weather, no? Non vedevo un Keldon Marauders da un anno. Qualcosa comunque prima o poi muore, quindi non. Cioè, ok, mi hai fatto 5 danni, bravo tu. Mi tengo la rimozione nel caso pescassi. Nel caso mi facesse un Thermo Alchemist, anche più che semplicemente perché tanto sono troppo pigro per fare rimozione sui pezzi a questo punto. Dovevo fare. No, va bene, anche quello alto. Eh sì, Keldon Marauders è sempre una bella sorpresa. Cioè, è un mostrazzo a costo 3, a costo 2, che 3-3 OP. Prossimo turno siamo morti, in teoria. Più che morti. E non avendo pescato Weather si può far nulla. Teniamoci open di un verde nel caso pescassimo Weather. Se no. Se no facciamo Wildfire.
Niente. Andiamo a 7. Ci becchiamo Bolt, Bolt, Bolt. L'unica creatura che ho visto era il Monocredo Marauders, a quanto pare. Hai ancora Searing Blades incollato in culo? Bravo. Dai, tira sto Fire Blast. No, il terzo Needle Drop. Dai, vai sto Chain Lightning, Bolt, Fire Blast, poi minchia che hai. Cicla Forgotten Cave prima di spararsi Fire Blast, un vero uomo. E bravo. Questa volta ha chiuso turno 4. Ovviamente 4 Weather the Storm servono sempre, però peccato non pescarli. Questo è Pauper.2. Pauper 2.0. Si Murlyga 5, non si trova Weather, si perde. Perché Weather fa card advantage, e quindi, dato che è Storm, e quindi non si gioca in Pauper 2.0. Comunque la Lega è prevedibile, cioè, sta andando come è prevedibile. Stiamo giocando un mazzo che deve fare una cosa e perdere da i mazzi contro cui non si è preparati per la side o non si pesca la side, è quello che abbiamo fatto. Ma almeno se non altro la lega durerà di meno, ed è la cosa più positiva, perché giocare Jund non è mai una bella esperienza. Siamo contro Baffo Bagnato, il temibile giocatore di mono bluffate. Speriamo che Letter Cup che abbiamo di side ci faccia vincere la partita. Non succederà. Passi evoluto, ha aggiunto un colore a mono bluffate. Ma noi abbiamo triplo Wildfire in mano, quindi possiamo giocare a tonne sui Spell Pierce. Prendiamoci un altro verde. Mazzo pazzo, esatto. Qua ci farà un Counterspell probabilmente. Ah no, Brainstorm. Cerca lo Spell Pierce, oppure vuole farci qualche caccata. Comunque abbiamo la nostra win condition in mano, quindi boh, siamo messi tutto sommato bene per ora. Questa side mettiamo dentro il Reaping, anzi, Elder Cup e qualche altra menata. Prendiamo Forest. Forse, no, forse dovevo prendere il rosso per fare Geomancer's. Beh, in realtà comunque se il prossimo turno risolve Geomancer's Gambit posso fare Gambit into Wildfire. E ci fa permette di rampare tanto. Oh no, un Augury di Bolas che non possiamo risolvere perché abbiamo due galvaniche in mano. Oh, Spell Pierce. Sarebbe un peccato se faccio due spell che stanno sotto Spell Pierce questo turno. Montagna. Qua prendiamoci un'altra palude, direi. Oddio, in realtà con tutte queste spell rosse. No, prendiamoci un'altra montagna. Tanto comunque abbiamo la seconda fonte rossa in mano. Cioè, fonte nera. Comunque abbiamo pescato un altro Wildfire, eh. Prossimo turno, boh. Possiamo anche fare galvanica qui sopra. Ramp da Power Ranger. Vediamo se ci sninja. Non ci sninja. Giochiamo sta cosa. Sinceramente mi pare che sia più sensato fare tipo prima un Wildfire e poi un Llanowar. Ho poche rimozioni in mano, quindi forse è meglio scavare per cercarne, così da poter fare Monarca e vincerci di Monarca. Verdi ne abbiamo, rossi ne abbiamo, prendiamo una palude. Facciamo sta cosa. Vediamo se ci becchiamo un Counterspell. Non c'ho il Counterspell. Però c'è un cast down al top deck, e quindi siamo stati bravi perché abbiamo pescato il cast down. Lui probabilmente si terrà il Counterspell. Fintanto che ha delle rimozioni in mano, si terrà il Counterspell per neutralizzarci Monarca. E vabbè, Fire and Ice tenendosi open di Spell Pierce. Quindi non possiamo neanche uccidere gli Augure. Adesso vediamo se ci arriva un ninja della notte fonda. Oh no, c'è un Moon Circuit Hacker.
Quindi mi stai dicendo che se anche l'avversario non pescasse una terra, potrebbe tenersi open di Spellpierce pur facendo augure di Bolas? Al Monarcangi! Monarcast e Pimbo! Peccato che anche noi monarchiamo adesso. Quindi, via il 5-2. 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 6, sì, riusciamo a far tutto. Diamoci un'altra forestina. Poi, pomodoro, monarchiamolo. Mana nera non abbiamo abbonde, come si dice. Andiamo in endstep così fingiamo di non avere rimozioni in mano. Oh, che culo, una rimozione! Mana ne abbiamo per giocare attorno a Spellpierce, quindi giochiamo attorno a Sprite facendo Galvanica qua. Utilizziamo un po' male il mana. Però lui deve avere comunque un altro monarca più rimozione adesso. Oppure una Sprite. Forte lui. Comunque noi abbiamo già visto soltanto tre rimozioni, possiamo ancora pescarne. Abbiamo Shrek in campo che può menare. Ci ha fatto l'augurello. Counterspell. Quindi il prossimo turno noi possiamo proporgli un trade su un pezzo qualsiasi. Ma quanti cosi che pescano che abbiamo. Siamo proprio forti a pescare. Turno della morte ora. Se, speriamo che gli muoiono i pezzi, sì. Ah, Shellboarding Party! Ci stava il drago nuovo in questa lista. Non ho presente qual è il drago. Non penso di voler fare Ulbeer o Packmate, quindi farò sta cosa qua. Bello! Poi menerò. Purtroppo non posso fare le due pezzi, cioè le due rimozioni perché stanno sotto Spellpierce. E quindi direi che facciamo terra. Andiamo in end. Passiamo. Non mi piace quel drago, però comunque sì, può essere sensato giocarlo. Ok, ci ha fatto scred sul 5-2, quindi a questo punto penso che sia sensato fare tipo. Dobbiamo fare prima cast down sulla Ferisir. Così lui non può rubarci il monarca se non ha una sprite. E dato che facciamo cast down, lui adesso farà sprite. Gli facciamo entrare la sprite e poi lo uccidiamo così cast down passa. Abbiamo outskillato l'avversario. Davvero i giocatori di Jund. Abbiamo anche giocato attorno a Spellpierce a turno 6. Anche se in realtà l'ho rampato così tanto che è come se fossimo proprio partita stravanzata. Sì, questo è stato tipo uno dei turni più forti che potessimo fare, ma soltanto perché c'è Monarca abbiamo rampato come dei porcellini. Ok. Lui ha un counterspell in mano. Si è tappato. Teniamoci così. Facciamo un altro gambit perché possiamo. Beh sì, Monarca non è per niente. Cioè, Monarca è palesemente una meccanica sbilanciata. Teniamoci il board in. Oddio, posso fare doppio board in party? Questo turno ci conteniamo, facciamo Packmate più Ulbeer. Tanto penso che un counterspell prima o poi lo voglia tirare, no? Potremmo fare boarding party, però. Con lui a 15 e noi e con un altro boarding party in mano. Sì, lo tiriamo. Così. Due carte in mano, deve fare doppia rimozione comunque mi viene un pezzo. Uè, ben trovato, signor Packmate. Adesso dobbiamo decidere cosa uccidere. Ah no, proprio con C. Baffo bagnato, baffo scopato. Abbiamo monarcato e piratato. Ma che forti.
Uè, ma che forti che siamo! E adesso gli appoggiamo tipo un bel Ripping Graves? Sicuramente. Un bel ragno che uccide i pezzi. Giusto perché mi... cioè io l'ho messo di 6 perché mi piace. Cosa possiamo sedere out? Cosa possiamo sedere out? Bella domanda. Abbiamo solo carte forti. Possiamo forse togliere un Monarch perché comunque è una carta che secondo me è un po' rischiosa giocarla in troppe copie. E comunque stiamo mettendo Reaping che fa più che altro la stessa roba, però è più forte. E poi potremmo togliere rimozione, meglio tenerle. Dobbiamo togliere un Geomancer's Gambit, penso, perché, soltanto perché è una carta che sta sotto Hydroblast e quindi utilizzare 3 mana per tradare con una carta. Sì, certo, bisogna mostrare a chi gioca Gianda che, come si gioca Gianda da veri uomini, cioè senza avere paura e bisogna avere il pelo sullo stomaco da dover capire quali sono le carte da giocare. Abbiamo due Llanowar Visionary e un Cast Down, quindi la terrei. Brainstorm Sorcery Speed è proprio una giocata che non mi piace mai, però a meno che non si possa shuffleare subito. Sì, diciamo Brainstorm Sorcery Speed a turno 1, ecco. cioè, questo mazzo qui vuole fare una cosa, la vuole far trittano. Quindi, abbiamo pescato una galvanica, eh? Allora, se ci fa Upgrade di Bolas lo possiamo uccidere solo se facciamo Cast Down. Gli appoggiamo terra tappata e passiamo. Prossimo turno possiamo decidere cosa fare. Probabilmente Cast Down. Alternativamente facciamo Breach e gli appoggiamo Llanowar. Ok, qua speccia subito. Prende il rosso. Il rosso. E fa Protein. Bene. Adesso praticamente cos'è che dobbiamo pescare? Oh, anche tipo un Wildfire non farebbe per niente schifo qua. Packmate. Secondo me utilizziamo meglio il mana se facciamo Packmate. Perché utilizziamo un mana adesso e tutti e due i mana al prossimo. Tanto comunque a questo punto della partita i pezzi che si prendono un counter o una rimozione abbastanza... come si può dire? Sempre abbastanza uguale. Qua ci facciamo un cast down. Ok, sì, facciamogli un cast down sopra. Se ci fa il Monarca, noi il prossimo turno gli appoggiamo Packmate e gli facciamo Galvanica sul Monarca. Altrimenti, vediamo cosa peschiamo, cos'altro peschiamo. Questo è il tuo spot ideale per lui, per farlo. Eccolo là, sempre Monarca in mano. Sai, ne giocano due apposta per farlo al turno 4. Ok, peschiamo una terra, sì. Queste galvaniche fanno 4 danni ora. Addio, monarca. Adesso noi cos'è che possiamo pescare? Una terra stappata per fare Wallbear? Oppure facciamo Stilano sperando di imbarcarci troppi counter. Volt, eccetera. Se non altro noi abbiamo fatto utilizzare il mana rosso al turno 3. Io sinceramente immagino che lui risposta ce l'abbia, quindi piuttosto comincio a fare gli altri pezzi e magari siamo fortunati. Cioè, più che altro sta sotto aria questo schifo. Forte lui. Chi se lo sarebbe mai aspettato che ci fosse counter in spell in quella mano, eh? E ci hai fatto augure. Pesca un altro counterspell e la partita finisce qua. Brainstorm. Vabbè. Brainstormizzi. Non posso neanche fare galvanica perché ha spray. Potrebbe avere sprite. Vediamo se c'è il secondo counterspell per ucciderci. Dato che comunque stiamo saltando anche troppi landdrop. È forte il ragazzo. Sa che... quando si fa Monarca bisogna vedere doppio counterspell. A questo punto dovremmo tipo spa
spalmargli un monarca in campo, ma no, neanche perché ci ha fatto soltanto una rimozione. Addirittura al Castle Moon Circuit Hacker, da quanto hai messo avanti. Facciamo una galvanica qua, seguito da cast down, e se ha tutto, ha tutto. Un po' savage questa, l'Elemental Blast su quel pezzo, ma immagino che abbia Ninja della Notte Fonda in mano. Dai, sto Spell Pierce arriva, sì o no? Niente Spell Pierce. Bruttina questa Brainstorm nel mio end, però o Ash Barrens oppure vuole fare drop a 4 più drop a 2. Ma tanto in realtà che gliene frega il Monarca. Cioè io non sto giocando perché penso di poterla vincere, sto giocando per far vedere che non si può vincerla. Perché fondamentalmente sto mazzo qui fa soltanto uno per uno, cioè pezzi che pescano una carta, quindi non è che non è abbastanza. Ma no, è battibile, basta giocare Affinity che gioca un terzo del mazzo che pesca due carte. O che so, tipo anche Rakdos Metalcraft che giochi Deadly Dispute, le Icore, e i Boarding Party, e Blood Fountain. Ah sì, dai, concediamogliela. Partita è finita a turno 4. Perché non avevamo un follow up decente, dato che non abbiamo un mana ramp efficace contro o Affinity o i mazzi con Utopia Sprawl. Beh, comunque facciamo Submite e vediamo come va. Questo mazzo comunque fa abbastanza ridere. Cioè questo Giant Minestrone, dico. Nel senso che è proprio buffo. Parlavi di mazzi senza l'easy mode. Beh, se il tuo avversario ti fa Monarca e tu giochi un mazzo come Born e il tuo avversario non ha risposte per Born, Monarca non è un problema. Beh dai, non abbiamo le rimozioni, però abbiamo due celerini che stanno sotto Hydroblast e Sprite da 2 o da 3. Per cui si tiene. Dobbiamo pescare una terra stappata. Tanto terre stappate ne abbiamo. Ce ne sono tipo una decina. Oh no, c'è la Hydroblast su Wildfire. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Ah sì, giochiamo la terra con il nero, così possiamo anche permetterci di fare... di fare un cast down eventualmente il prossimo. Oh, Sphaerisir, chi se la sarebbe mai aspettata? Comunque sto Giant è palese perché non si giochi più, è proprio un mazzo che va a culo e basta. Non voglio stare sotto Hydroblast, per cui facciamo l'Anwar. Se peschiamo terra stappata facciamo il Beer, prossimo, se peschiamo terra, sempre se lui non è open. E abbiamo pure pescato un Bolt per uccidere un eventuale ninja, che non è per niente male. Ah, aspettate. Oh beh, ci manca il secondo mana rosso per fare Gambit più Bolt. E poi faremo l'Anwar più Bolt, se non ci arriva qualcosa di più grosso. Facciamo l'Aura. Allora è giunto il tempo di fare Gambit più Wildfire, dato che non può essere open lui. Ci beccheremo un danno, che non è un problema. In realtà comunque non abbiamo volanti in questo mazzo. Esatto. Quindi Monarca fa effettivamente cagare. Prendiamoci un rosso. E poi ci prendiamo un nero. Anche se in realtà potremmo fare Galvanica o Bolt qui sopra. Per evitare che faccia vantaggio con Ninja. Ma penso che sia sensato andare tutto dritto con sto mazzo. Ma che campioni di rampaggio siamo stati? 3, 6, 7 mana al prossimo turno. Comunque lui ci fa una Brainstorm. Prossimo turno gli appoggiamo qualche mostro grosso, forse. Uccidiamo il ninja.
Sempre se ci fa ninja. Ninja 1 ovviamente sarebbe molto più problematico qua rispetto al ninja 2. Decide di tenersi open di counter. Bolt, oh no, ci hai fatto Bolt su Anwar? Ce ne faremo una ragione. Toh, uccidi questo se vuoi. Fai uno sprite sopra così te lo ammazzo. La cosa poi brutta di queste creature che pescano solo una carta, che nel Pauper del 2022 almeno, è che cioè, quando fai una carta che ti pesca una sola carta e quella carta, l'unica carta che peschi è una terra, ti stai facendo svantaggio rispetto a qualsiasi mazzo che pesca tipo due carte ogni volta che tira una. No, che cosa fai Evolving Wilds dopo Felissir? Cioè io ci perdo da queste giocate. Da gente che fa queste giocate. Cioè, ti sei appena annullato il vantaggio di Felissir. Sei un pezzo di cretino. Se facciamo una rimozione qua, ad esempio, no, comunque la facciamo su una Felissir. Lui non può fare sprite, sennò si tapperebbe out, no? E si espone a qualsiasi altro pezzo. 2, 4, beh, facciamo boarding party. Boh, io mi tengo open di doppia galvanica. Io ucciderei comunque i volanti a questo punto perché sono il suo unico modo per vincere praticamente. Ok, la lascia passare, quindi o ci fa counterspell su boarding party oppure ha una rimozione in mano. Ecco che arriva la rimozione. Hydroblast. Ok. Non ha fatto ninja fino ad ora, quindi dovrebbe pescarlo un top deck. Non avendo roba a costo 1 in mano, penso di potermi permettere di fare Galvanica su Augur, perché anche se ci fa sprite, ci va tra virgolette bene che faccia sprite su. Ok. Monarca, Augur, ok. Questo l'hai pescato adesso. Vabbè, vediamo cosa peschi. Brainstorm. Allora in risposta a Brainstorm gli uccidiamo Felissir. Vabbè, glielo uccidiamo adesso. Se vuol fare sprite, si tappa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meglio partire con un All Beer perché comunque lui probabilmente un counterspell ce l'ha in mano. Se ci fa counterspell, possiamo comunque fare il Fortality Packmate, anche se ci fa counterspell su Olbia. Se peschiamo terra stappata, facciamo Packmate. Bellezza. Quindi counterspell in mano lui non ce l'ha, se non l'avrebbe tirato, no? Ah, bene. Non ha rimozione però se non l'avrebbe tirata. O non ha ninja. No, penso che l'avrebbe tirata comunque. Cioè se avesse avuto ninja. Cioè se avesse avuto rimozione probabilmente l'avrebbe tirata lo stesso sul beer. Quindi fa una brainstorm. Sì, brainstorm locca probabilmente. Quando warrefate sei dava sandstorm. Madonna. Veramente sono passate. Non dico ere, però sembra veramente che lo siano passate. Io ho due carte in mano. Non penso. Cioè siamo in vantaggio però, quindi non penso che abbia senso andare a fare Monarch e rischiarcelo. Uccidiamogli anche noi il suo pezzo.
Bene, siamo al top deck entrambi. Se peschiamo una rimozione possiamo fare Monarca, così giochiamo attorno a Sprite. E come l'ho detto, facciamo boarding party. Boarding party che casca Ulbear sembra forte contro Fate, dopo che lui ci ha fatto due counter. Boarding party che casca Ulbear che pesca boarding party. Ma siamo tipo a Pasqua? Batteo con per 8. Ma effettivamente Ulbear migliora parecchio un matchup contro Fate. Se stiamo giocando sto minestrone. Sto mazzo è totalmente randomico, ma quando parte dà soddisfazioni. Il problema di giocare è proprio Cascade così che funziona. Mazzo randomico, ogni tanto dà soddisfazioni. Le due carte in mano. Beh, in realtà tipo il vantaggio race, se così vogliamo definirlo, di fare boarding party, mi sembra maggiore rispetto a quello di fare monarca a questo punto, perché questo qua va meno per 6. Una montagna me la prendo. Una foresta, tutto. Questi sono un po' di danni. Lo scred c'era. Senza Sandstorm questo matchup è palesemente a sfavore di Fate. Curiosamente. Ma in realtà tipo dipende sempre se riesce a fare Monarca o altre mestizie in tempi utili. Ok, soprattutto se non vede nulla con Augure diventa tempo di fare. Vabbè, ha visto solo una rimozione, allora gli facciamo subito Crimson Fleet Commodore, ci becchiamo una rimozione sul 4-4 e amen. Deve avere Hydroblast in mano, se non ce l'ha siamo avanti noi. Passiamo. Va benissimo. Se peschiamo Ripping the Graves, gli facciamo pure Galvanica in faccia. Ce l'aveva la sprite, tipo l'ha avuta in mano per tutta la partita. Via sprite. Il prossimo turno facciamo boarding party che casca Ripping. Meglio. Ok, rampiamo. Così peschiamo una carta in più. Oh, prendiamoci la palude. Ok, 2, 4, 6, 9, 10. Possiamo fare sia Packmate che Boarding Party. Sì, però comunque conviene fare prima Boarding Party. Magari ci pesca una carta tipo. Ok. Però lui ha una carta in mano, noi abbiamo due paranti. Sì, meniamo. 10 a te. Se sei a 2 e noi peschiamo il secondo botto, abbiamo vinto. Qua possiamo fortellare perché fortella non serve, non è un'abilità che passa per la pila. E abbiamo vinto. Easy. 4 mostri per terra, uno in fortel, siamo il monarca. Direi che per lui non è possibile vincerla. Che figata. Cioè, è divertente quando si vince così da Fate, perché proprio Fate non ha giocato. E di solito è Fate che cerca di non far giocare la gente. Il sogno di fare 3-2, sì. Questo è il mazzo Teasel alla fine, sai Pietro? Cioè, lo vedi e dici, questo è proprio il mazzo che piacerebbe giocare a Teasel, infatti Teasel lo gioca. E tipo, poi vedi come vinci e dici, Teasel è una persona che si accontenta di poco, cioè tipo vuole fare le sue giocatine fighe e vuole vincere in maniera fair, con un mazzo che tipo è pieno di carte che
No, in realtà pieno no, però tipo quelle ai boarding party e i pirati che sono... Cioè tutti i pirati di sto mazzo sono Cartan Fair. Curioso. Olbiar è il Tiso del multiverso. Abbiamo 3, 4 rimozioni e 2 terre. Bello. No, più che altro quella mano era senza wifi, quindi era molligare. Tiso approva questo messaggio. No, perché non pesco le terre? Sono stufato, mulligo a zero. Sa che bisognerà giocare a 22 terre. Vediamo che versione di fate è prima di concederla. Anche se in realtà tipo non cambia nulla, perché tanto le carte che ho di side contro fate sono sempre le stesse. L'avversario probabilmente dirà: ma perché il mio avversario non concede dopo aver mollicato a zero? È perché sto cercando di capire che versione di fate giochi, tanto cosa me ne frega. Ok, sicuramente è una versione di fate che non è monoblu, perché c'è la brainstorm. Adesso gli fa la sua ferisir. Montagna, eh? Va bene. Ha detto: facciamogli vedere subito all'avversario cosa gioco. Aveva in mano una Felissier lui, no? Perché non l'ha giocata? Solo per tenersi open? Ma non mi sembra molto wise come scelta. Adesso lui siederà pensando che io sia tipo un mazzo che... Boh, che so. Un mazzo aggro, un mazzo aura, un mazzo combo. È perché ho mollicato a zero, sai? Cioè, sai che possiamo tenerci il Gambit se non ci side dentro le Hydroblast? Possiamo togliere due monarchi. Iniziamo. Bene, 0 terra. Bene, una terra. Tre terre, che forti. Mettiamo sotto lettercap. La fortuna che... Diciamo che tipo trovare due terre non sarebbe stata una cosa schifosa nelle prime due mani, no? Reliquie. Vabbè. Facciamogli credere di essere affiniti. Adesso lui si terrà open di counters, poi ce lo farà su Gambit e vincerà. Ah no, niente counterspell. E vabbè, io un Gambit qua lo appoggio. Vediamo se passa. Prendiamo montagna che magari peschiamo Bolt. Beh, giusto, giusto. Il mono reaping dopo che l'avversario ci ha fatto turno 1 reliquia, a vuoto, cioè a caso. Questo sei dato reliquia pensando il mio avversario gioca un mazzo a base di cimitero perché ha mulligato a 0. Una cosa meravigliosa. Però non ha sprite. Quell'aura è morto.
No carte in mano. Ma perché hai fatto prima? Perché hai fatto augure prima di far terra? Andiamo di Bog. Oh, sì, andiamo di Bogos. Andiamo di Packmate. Prossimo turno abbiamo 5 mana, possiamo fare cast down più Llanowar. Vediamo se ci becchiamo ninja più rimozione, ma non ci ha fatto aura l'autopeccato. Ok, non c'è neanche rimozione. Ma chissà perché hanno sempre il ninja incollato al culo. Bravo lui. Facciamo sto coso, tappando i colori Jund. Cast down qua. Così non ci può rompere più la minchia. Facciamo il bridge. Passiamo. 2, 4, 6, 7. Se peschiamo una terra abbiamo 8 mana e possiamo fare All Bear nel caso lui ci proponesse counterspell su All Bear. Così almeno da poter utilizzarlo come pezzo. Che se no rimaniamo sempre con Reaping in mano in una situazione dove lui dobbiamo stare a Lake of Progenitus qui che... C'è pure uno spell pierce. Beh, a questo punto facciamo prima spell pierce. C'è Gambit. Prendiamo un'altra foresta, abbiamo qua tre foreste, sì, prendiamo un'altra cosa. Vabbè, a questo punto prendiamo una montagna. Non peschiamo i botti però. Oh, finalmente la spaccata e questo Reaping diventa una carta. Mai errore fu più sbagliato da parte sua. Adesso ci sninja di nuovo perché avrà visto il secondo ninja. Ma che forte. Però in realtà con questo Reaping che abbiamo in mano siamo tutto sommato abbastanza a nostro agio. Bolt. Ci potrà voltare un pezzo. Io ti appoggio un pezzo, dimmi se risolve. Tanto comunque... Oh no! Io penso che non sia sbagliato fare un altro Llanowar qua, anche perché comunque lui ha soltanto il Circuit Hacker come pezzo qua. Se ci vuol tirare un Bolt per passare col mostro, comunque qua devo uccidere quello là che può aggiungere mana, così da evitare cast down nel mio turno. Però non lo tira, quindi immagino che non abbia altre rimozioni in mano. Ok, augure quasi accettabile. No carte in mano. Bene. Cosa fai, Monarch? No, non fare Monarch. Perché non attacchi con l'Hacker? Sarebbe stato bello, ma purtroppo non è sempre Natale. Facciamo un altro All Bear, vediamo se c'è il counterspell. E c'è il counterspell. Però ha tre carte in mano. Se ci tira una rimozione, noi facciamo Bolt più Reaping. Non ci tira rimozione. Ok. Secondo me stai puntando a pescare Monarca. Io fin tanto che ho Reaping in mano me lo tengo stretto soltanto perché lo posso utilizzare per
riprendermi più di due creature. Quindi aspetto che semplicemente lui mi faccia una o due rimozioni, gli risolvo almeno un ninja, e poi faccio Reaping. Wow, quanto Storm Count. Sarebbe figo tipo qua cannonata, mi uccido i miei pezzi e poi mi riprendo tutto quanto, eh. Beh, lui ha fatto un turno produttivo. Wow, quarto cantrip del turno. Almeno non ci fa Monarch. Beh, aspettiamo. Tanto spell da tirare ne abbiamo. Lui non attacca, non fa Monarca. Non fa rimozione. Ah, ha pescato un altro ninja. Allora uccidiamogli un augure pre-combat. Così se ha delle sprite possiamo risolverle. Ho proprio inaspettata questa sprite. Vediamo se ha un'altra sprite. Non ce l'ha. Non mi dire che... Ah, ok. Muore questo. Muore il suo. Muore un altro augure. Muore un circuit hacker e poi ci riprendiamo tutto quanto. Che bello. Questo è un ottimo turno. E aspettare fino ad ora per fare Leaping è stata un'ottima giocata. A meno che lui non abbia tipo un Monarch. Ma non ce l'ha. E quindi facciamo sto bel Reaping the Graves. Ci riprendiamo quattro creature dal cimitero. E la partita è tipo finita. Preferisco prendermi doppio il Beers sicuramente al posto magari di riprendermi un doppio Llanowar soltanto perché gli Old Beers sono di 4-4 quindi non stanno sotto Bolt. 2-4 più altri 4-9. È stato anche questo un turno produttivo. Ovviamente adesso neanche lui concederà per capire che mazzo sto giocando. Però in realtà tipo sto mazzo si capisce subito che mazzo è. Ah ok, proprio concesso all'ultimo. Però col Reaping the Graves, col fatto che lui non ha letto il fatto che giocassi Reaping the Graves post-site, è servito, eh. Va bene, a questo punto sediamo out un Gambit e mettiamo dentro il secondo Monarca. No, in realtà ci starebbe mettere dentro anche queste, eh? Perché tanto cercano sempre di vincere di pezzettini. No. Abbiamo già abbastanza rimozioni. E purtroppo non abbiamo interazioni sotto forma di Pyroblast. E quindi penso che vada bene mettere doppio Monarca. Così. Sperando che vada tutto liscio. Allora, questa volta non va liscia come l'olio, però abbiamo un bel turno 2. E si mette sotto la foresta, direi. Sì, buono. Potevo mettere sotto la Darksteel, eh. Però questa mi dà metallurgia. Buono. Mi direi che comunque è meglio aprirsi alla possibilità di fare Wildfire a turno 2.
E probabilmente lo facciamo lo stesso anche se rimane open di un blu, perché anche se può fare Hydroblast o Spell Pierce è meglio che... meglio comunque avere la possibilità di fare Wildfire oppure Geomancer's Gambit. Wildfire into Gambit, tipo. Brainstorm. Speriamo che ne... non ha... Oddio. In realtà se fa Brainstorm qua comunque è molto probabile che si vada a tappare out. Perché doppia monarca contro fate? Per di più in draw io l'avrei tolti per doppia Wrath. E perché anche lui gioca i monarchi. Io temo che comunque possa avere Hydroblast se ha deciso di fare isola al posto di terra tappata, quindi preferisco fare fortella. Reliquia, ok. Non ha la terza terra? No, ce l'ha. Non prescende. Vabbè, a questo punto gli facciamo comunque Wildfire per poi utilizzare quella Hydroblast. Vabbè, prevedibile. Monarca turno 4. No? Vabbè, noi faremo Gambit. A meno che non abbia un'altra Fairy Seal. C'è un'altra Fairy Seal? Sono cazzi. Deve avere Counterspell oppure la seconda Hydroblast. Forte lui. È per questo che questo tipo di mazzo, di questo tipo di Jund qua adesso sta malissimo da fate. Ho beccato tipo Blue Elemental Blast into Counterspell e sono morto. Anche perché adesso fa Ninja, io non ho mana e non ho spell in mano. Questa era forte tipo un turno fa. Dai, vediamo un altro Counterspell, un'altra Hydroblast. Che forte. Sei forte davvero? Infatti penso che addirittura non abbia più senso giocare i Wildfire in questo tipo di mazzo, perché sono forti solamente contro i mazzi non blu. Porco Giuda, mi hai pescato il terzo Counterspell. È pure scemo perché ha fatto Augury prima di attaccare con Ninja. Ma tanto che gliene frega, ha pescato Counterspell di Augury. Ah, fanculo. Non ha senso giocare i Wildfire in questo mazzo. Troppo scarsi. Cioè, in un formato a base blu con Hydroblast e Counterspell, giocare i Wildfire in un mazzo che vuole fare boarding party ti va soltanto a... Cioè, a meno che non stia giocando un mazzo che senza Wildfire non possa giocare, ma Jund non ha minimamente bisogno dei Wildfire per giocare, anzi, ti peggiora il matchup. Piuttosto è meglio giocare le Bounceland e le terre che fanno qualcosa. Ma tipo anche Mortuary Mire, tipo, paradossalmente per quanto possa essere più scarsa rispetto a Bujuka Bog, sarebbe più forte piuttosto che fare Wildfire. E non ti esponi ad 8 come Dust to Dust, che la gente tipo quando vede... Una terra artefatto sei da sempre dentro, a prescindere dal mazzo che le stia giocando. Cioè, questa partita l'ho persa perché avevo doppio Wildfire. E lui aveva tripla risposta. No, neanche tripla, quadrupla, perché ha pescato il terzo Counterspell. E poi sto continuando a mulligare perché ho mono terra in un mazzo 21 terra. Ok, questo è un keep. Bottom, bottom. No, ha più senso mettere sotto tutte e due le paludi. Adesso saremo tipo contro un altro Aures. Penso va bene. Ah, però così ho triplo verde. Ma sì, va bene così. Fornace. Un'altra terra base. Ok, lui ci ha fatto fornace, quindi che mazzo potrebbe essere? Doppia fornace. E Affinity! Ma dai. La domanda è, gioca la terra base? Probabilmente non le giocano più le terre base.
Dopo questa lista si fa Jund senza i wildfire. Ah, lui non gioca le terre basi. Adesso vediamo. Vabbè, faremo sto Llanowar Visionary. Lui ci farà botto sul Llanowar, probabilmente. No. Stella. Ah, la gioca la monoterra base, però l'aveva pescata. Vabbè, io voglio fare Packmate per poter fare Bridge. Cos'è, un Dispute o un Metallic Rebuke? Mi sembra buttato questo Rebuke sul Packmate. Immagino che volesse attaccare con la Frogmite perché è un cretino. Si sa che tutti i giocatori di Affinity sono dei cretini. In realtà tipo io ho mulligato a 5, quindi non è sbagliato fare rebuke lì. Se poi sei un porco di Dio e hai doppio rebuke giocandone tipo 3, sei forte tu. Con la maiala di tua madre. Non mi piace come scelta perché vai a appesantire un po' troppo la mana base. Perché tipo sei costretto. Hai una spell che costa praticamente zero. Però per farlo devi avere una terra che non fa nulla. Cioè praticamente che dà mana colorless. Doppio enforcer, bravo lui. Triplo enforcer. Speriamo di no. Vabbè, meniamo. Prossimo turno facciamo il boarding party, sperando che non ci prepari tipo un altro Infinite Enforcer o qualche altra sorpresina. Che forte. Per fortuna che non c'è Sojourner's Companion. Olè, mancava Crack Clan Shaman. Morti dal mulligan a 5, dal triplo enforcer, più sciamano, ma in realtà sciamano, se non ci sono artefatti da sacrificare, va bene. Che dire? Un top deck. Vai, vai, sacrifica 3 artefatti. Porti in parte alla fine della fiera è tipo l'unico motivo per giocare sto mazzo. Per quanto riguarda le creature. Ci mena per 3. Stiamo morendo dalle Frogmite. E invece è arrivato il boarding party numero 2. Che cade Bolt. È una carta in mano. Comunque penso che ci convenga uccidere la Frog. In realtà potrei uccidere il Crackland Shaman. Perché così comunque gli serve una galvanica per risolvere il board. E gli stiamo togliendo una mass removal. Dispute su Crack Clan Shaman. Perché non l'hai fatto su Frogmite tipo un turno fa? Vediamo se c'è una seconda galvanica allora. Non c'è. Non c'è. Deve tenersi pure in difesa con la Frogmite. Pesca. Cos'è che ha pescato? Oh no, una bomba arcana nichilista. Ce ne faremo una ragione. E ho pure perso da guerre fate. Che tristezza.
Questa cosa no, Angler? No, spacca bombarcana con dispute. Lo farà per pescare tre carte. Palese. Ok. Mana rosso. Pesca galvanica. Ok, pescato galvanica. Ma noi pescheremo il terzo bordo in parti. Oppure uno degli 8 botti, no? Ho tirato due galvaniche, un bolt e due pirati. Cosa possiamo pescare? Qualsiasi cosa che vada a faccia, fondamentalmente. Ora, lui è pure un cretino perché ha attaccato con Frogment. Se avessi pescato un altro boarding party, saresti morto. Cioè, veramente? Devi giocare attorno a una cosa. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Poteva rimettere in gioco due Enforcer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maria, proprio pescata al rovescio. Ok, abbiamo perso sto G1. Invece, e la facciamo. Adesso lui probabilmente cercherà di ucciderci con munizioni, no? Così giochiamo attorno al terzo Metallic Rebuke. Questa è stata una pescata proprio là, proprio gliel'abbiamo infilata proprio al momento giusto. E il bello è che tipo lui bastava stappare. In realtà tipo gli bastava spaccare un solo artefatto e stappare. La vinceva. Abbiamo un bel po' di carte per Affinity, se non altro. Cosa possiamo sideare out? I Pac-Mate sembrano proprio brutti, perché non hanno un body decente. Togliamo i Bolt. È vero che vanno faccia, però comunque abbiamo delle spell che sono non interattive in una maniera sufficiente. Quindi praticamente teniamo i Llanowar sia perché fanno mana ramp, ma anche perché travano le Frogmite. Vediamo, vediamo. Comunque fa ridere il fatto che abbiamo messo dentro gli Smash to Smithereens e i Declaimer in un mazzo che è tipo la Ponza, però. Questo qua facciamo turno 3 Monarch. Per me è un keep. Sì, Monarca turno 3 se non ci arriva una Hydro Blast on counter. Ok. Prendiamo Foresta perché abbiamo il Bear. Doppio Monarca. Vediamo che propone lui. Se non fa Frogmite. Facciamo un monarca, se no ci tocca fare Llanowar. Però anche è vero che tipo Frogmite ne gioca 4, quindi è abbastanza possibile che ce l'abbia. Eccola lì. Monarchi ne abbiamo? Ok, c'è una rimozione. Tradiamo se attacca. Sì, fanne un altro, ti prego. Lui si tiene open. Penso che abbia qualche cagata con Metallic Rebuke. Facciamo usare nel suo turno.
Cioè, veramente sospetto che lui sia con 4 mana open a turno 4. Il suo mazzo non dovrebbe essere open a turno 4 di 4 mana. Faccio Metallic Rebuke. E pago 3. Fammi doppio Rebuke, zio. Se fa doppio Rebuke su questo cast down vuol dire che non ha capito come si gioca Magic. Beh, io gli ho fatto un mind rot a costo 5. Però beh, che bello, adesso ha una sola carta in mano lui, perché ci ha fatto doppio rebuke su un cast down. È uno dei trade migliori che abbiamo mai fatto. I Core Wellspring, certo. Peschiamo questa galvanica? No, era già in mano. Vabbè, penso che sia giunto il momento di fare un Monarca o due, no? Ma no, abbiamo più che a sufficienza. Meno che non ci appoggi un altro mostro. Ce l'ha. Una bella Gloomhag Angler. Vabbè, comunque ho tre monarchi in mano. Glielo facciamo e basta. Anche perché aveva zero carte. Possiamo uccidere il 2-2. Ah no, dovevo fare Crimson Fleet Commodore più Smash probabilmente. Ma va bene anche così. Morte. Potevo togliere il mana rosso, però. Cioè, tanto il suo mazzo pesca così tanto che in realtà è indifferente come cosa. Blocco più galvanica mi sembra accettabile con la mano che ho. Vediamo se c'è un altro rebuke. Non c'è. Bella. Ha proprio il dato. Non farei il secondo monarca solo perché potrebbe avere un Crackling Shaman. Togliamogli il rosso. Ha pescato subito. No, ha pescato pure munizioni. No, vabbè, dai. Dico, tolgo il rosso perché non faccia munizioni. Ha il secondo rosso in mano e pesca le munizioni. Che cosa incredibile. Comunque dobbiamo fare un secondo Commodoro soltanto per. Ma perché ti sei sacrificato la Frogmite quando io sono il monarca? Cioè, tu vuoi vincere di race a questo punto? Cioè, vuoi vincere di munizioni? Così pesca. No, non puoi avere la seconda Angler in quella lista. È giusto, è un altro Mindforce. Morto. Dobbiamo pescare un altro The Glamer per spaccargli la munizione. Comunque è ridicolo. Ah, dovevo giocare un altro Monarca, è vero. Vabbè. Hai pescato Hydroblast? No. Ok, ci uccide il monarca. Stella, vabbè. Questa partita è comunque veramente. Cioè, G1 è stata una ladrata da parte mia, ma G2, dico. Non so cosa dire. Comunque fa ridere, sì. Non posso neanche fare gambit sulle sue terre perché mi tolgo mana a me. 2, 4, 5, 6. Però potevo togliergli la palude, che non serve a niente però togliergliela.
Bello, proprio YOLO. Un po' troppe terre. Vabbè, prevedibile. Giustamente lui è manovuota per esco 2. Beh, in realtà non penso di starmene lamentandomene. Però è un po' triste come cosa. Comunque se è tipo la lista che gioca soltanto due fontane non ci va proprio di lusso. Esco 2 che pesca 2, sembra proprio un forte. E il retriever ci incula a sangue. Anche perché adesso spaccami il retriever e si prende Enforcer volendo. Se non lo fa un po' un pesso lui. Cioè, più che altro mi manda 10, poi può uccidermi sto coso spaccando due terre. È un fesso. Anche perché adesso gli entro in bocca però di tutto. Ma pescheremo prima o poi un Declaimer, ne gioco 4. Ok. Qua penso che voglia sacrificare Mir Retriever dopo aver bloccato il boarding party. Si riprenderà Enforcer. Due, quattro, sei. Deve pescare una galvanica. Riprende i Core Wellspring. Lui vuole vincere veramente facendo solo danno in faccia. Non sarebbe sbagliato. Immagino. Però un parante per il prossimo gli serve. E sta utilizzando due mana, che sono due danni, per pescare una carta. Ma lui proprio ci crede nel pescare una seconda galvanica. Oh, l'ha già pescata. Quindi ci conviene tenerci in mano la galvanica per quando lui potrebbe essere letale, forse. Se fa terra, lui può essere letale con una galvanica. Se ha due galvaniche, forte ancora di più. Comunque sto Declaimer qua veramente mi ha... A parte il fatto che hanno pescato uno solo in 30 carte, mi ha veramente punito. Ok, ne abbiamo pescato un altro. Facciamo orso. Magari peschiamo un pirata e possiamo essere letali. Cast down. Meno. Praticamente il piano è, lui cerca di uccidermi questo turno e io lo uccido lui. Per uno, eh? E allora sì. Via sto coso. Se mi fa galvanica e cerca... Praticamente lui adesso deve avere galvanica in mano e cercare di uccidermi questo turno. E in ogni caso se si tap out noi abbiamo galvaniche, lo uccidiamo e tipo vinciamo perché lui ha giocato male e io ho fatto monarca. Che ridere sta carta. Andiamo a 6. Ok, andiamo a 5. Ah, non è letale. Mi manderebbe comunque a 1, anche con Galvanica. Ok, mi dispiace avversario, ma la Galvanica ce l'ho in mano io. E quindi abbiamo vinto 2-0 contro Affinity. Ok, Jund confermato, può vincere da Affinity se gioca 7 carte di side.
E se Raisa Affinity, cioè praticamente Affinity è il mazzo control del matchup, no? E invece Jund è il mazzo agro. Un classico, no? Abbiamo fatto questo 3-2, no, anzi 2-3, perché abbiamo perso da Warrefate per un mulligan a 0. E è che comunque tutto sommato è accettabile come risultato. Perché non avevo neanche side per aure, più che altro. Quindi, le carte meme quali sono alla fine della fila che potremmo togliere? Wether secondo me sono da tenere. 7 Slandi per Affinity minimo sono da giocare, se si vuole giocare in un meta di Affinity. Ether Cup possiamo togliere. Arms of Adar, Ophir Economy sono da giocare. Mono Reaping Decide ci sta tutto. Non giocare gli Annoyed Altisar secondo me va a migliorare notevolmente questo mazzo. Poi le rimozioni dipendono soltanto dal metagame. Se non vi aspettate di giocare contro Aura, secondo me non ha senso giocare 8 per Aura, come c'è nel Sedict. E giocando tipo solo rimozioni che vanno in faccia, party cast down, magari si sta semplicemente giocando un mazzo sufficientemente buono. Se gioco tutte queste terre artefatto, non ho problemi con Galvanica, a quanto pare, cioè si possono tirare in maniera sufficiente. Perché Smash to Smithereens sopra Gorilla o Grudge? Perché Smash to Smithereens fa danno. Se giochi Vampiro ne puoi giocare un sacco di burn, però giocare Vampiro mi costringe a specciare doppia palude con Cleansing Wildfire. E sinceramente non mi piace come idea. Anche perché ci sono poche paludi in questa lista. Se devo giocare i Vampiri piuttosto gioco Rakdos. Rakdos Metalcraft mi pare più forte di Jund. A me i Blightning non piacciono per niente perché costa tanto e fa praticamente poco. Cioè che se te ne frega del vantaggio carte dell'avversario. Tipo contro Affinity adesso non abbiamo vinto di vantaggio carte, abbiamo vinto perché le abbiamo fatti pezzi e continuato a menare. Tutto sommato può andare bene come lista, anche se in realtà tipo giocherei comunque sempre con 8 Wildfire in questo tipo di mazzo perché mi sembra veramente un mazzo che non fa nulla se non riesce a fare un rampino nei primi 3 turni. Comunque ne gioco 12. Secondo me sarebbe da tipo provare una lista di Jund senza il mana ramp, quindi come potremmo modificarla. Non trovo la lista. In Rakdos no, Bleakwoven Vampire è sempre più forte di Vampire Sovereign. Senza Wildfire metti 4 Night Whisper. Secondo me senza Wildfire vai a mettere tipo salire con le terre a 23, giocando tipo 5-6 Bounceland, e poi puoi giocare roba come Pulse of Umbrasa, delle rimozioni più interattive. Ma il problema è che tipo con Metalcraft, cioè con Rakdos, preferisci andare faccia, no? E Bleakwoven Vampire, essendo un 4-3, fa più race di un 3-4, nonostante non sia evasivo. Anche se te lo uccido non è un problema perché poi ti fai recursion. Vabbè ragazzi, direi che comunque come streaming è stato prolifico. Ci ha fatto capire che Jund fa ancora schifo, nonostante abbiano stampato Cleansing Wildfire. E quindi speriamo che bannino Cleansing Wildfire, così la gente non giocherà più Jund. E tipo si cominceranno a strappare i capelli fino a che qualcuno non si divertirà a giocare un Jund minestrone con. Ma in realtà tipo puoi giocare tranquillamente la base della Ponza senza neanche volendo, cioè decidere se giocare Land Denial oppure interazioni normali. Non serve giocare Land Denial giocando la Ponza. Ti eri dimenticato che Galvanic Blast è meglio di Bolt in Rakdos Burn. In effetti, eh sì, è vero. Vabbè, dai, raidiamo Pau Performance e noi ci vediamo giovedì.
Comunque nel frattempo i video verranno caricati su YouTube, anche quelli della settimana scorsa che non ho fatto in modo a di caricare. E ragazzi, vi auguro una buona serata. A presto.